Non so voi bambini, non so proprio voi, ma io sento odore di sponsorizzazione, hashtag advertising, hashtag sponsored. Sì, questo video è hashtag sponsored. Eccola, è sponsored, bambini. Ciao, innanzitutto siete qui con vostro carissimo zio di quartiere, zio Peo. Ciao, ciao a tutti, sono zio Peo, detto anche Electric. Fare video sponsorizzati è sempre un tasto delicato, va fatto con attenzione, va preso un po' con le pinze, anche perché io non è che ne abbia fatti molti, in realtà questo è il mio secondissimo video sponsorizzato di tutta la mia carriera, da carriera, questa passione. Com'è che li chiamate voi giovani? YouTubers? Creators? Sono forse un creators? YouTube creators? Avanti. Come dicevo, video sponsorizzati vanno presi un po' con le pinze, perché ci ritroveremo con i commenti del tipo: zio Peo, l'Africa ti ha cambiato. Non sono mai stato in Africa. Zio Peo, ti sei venduto, perché? Perché? Perché esiste uno sport là fuori di cui probabilmente io sono il primo partecipante e il più grande fan, che si chiama sopravvivere. Ne esiste un altro subito al secondo posto di sport altamente famoso, di cui io sempre sono il primissimo fan, che si chiama corsa tra gli ostacoli della vita pur di pagare le bollette. E io non so voi, ma io adoro pagare le bollette in tempo. Sono il fan più appassionato del non morire di fame. Così come sono anche il fan più appassionato del ho un figlio da mantenere, sai com'è. Quindi passiamo subito al dunque, perché questo video è sponsorizzato da Drake Mall. Drake Mall, che nome altisonante, direte voi. Sembra la fusione tra un drago e un centro commerciale, perché Mall sta appunto per centro commerciale o qualcosa del genere, se non sbaglio. E Drake potrebbe essere tranquillamente il nome di un protagonista di uno shonen, in cui appunto il protagonista crede molto in se stesso, bla bla bla, e crede in tutte quelle cose lì che in realtà sono inutili. E non ascoltate gli shonen perché sono stupidi. Ok, che cos'è Drake Mall? Drake Mall è un sito, è un bel sito che sta nel web, o come dite voi giovani, l'internet, in cui praticamente tu puoi investire dei dindi, dei soldi, per ricaricare il tuo portafoglio virtuale, e tramite questo portafoglio virtuale puoi andare a spacchettare, diciamo. Ci sono diversi pacchetti, c'è il pacchetto quello con le cose fotografiche, il pacchetto con le cose tipo console, pacchetto tipo con le cose Apple e robe del genere. Ogni pacchetto costa un tot, e ogni volta che tu vai a aprire un pacchetto parte una sorta di slot machine. E ti può uscire un qualcosa di molto costoso, che dici: wow, ho speso solo 20 euro per questa cosa e mi è uscita una cacchio di, non so, un computer. Oppure puoi dire: ehi, ho speso 20 euro e mi è uscito una cagata, perché ti può uscire anche una cagata. Ma questi sono i rischi del gioco d'azzardo, perché per motivi di trasparenza mi piace essere chiaro, questo è pur sempre gioco d'azzardo e va preso con le pinze, va fatto da bambini grandi come me, bambini maggiorenni, o da bambini magari non maggiorenni ma seguiti dai propri genitori. Nel senso, una cosa che potete fare insieme a papo e mami, in quanto tanto hai bisogno della carta di credito. E penso che tu, piccolo bambino che fai ancora le superiori e le medie, non puoi farlo, non puoi avere una carta di credito, e se ce l'hai vuol dire che sei un figlio di papi, e io non l'ho mai avuta la carta di credito a quell'età, e non penso ce ne sia bisogno, ecco. Ma questi non sono affari miei, chi sono io per dire come crescere i vostri figli? Nessuno. Quindi in questo sito tu vai e puoi appunto facilmente inserire il numero della tua carta di credito, il tuo nome, queste robe qui, per ricaricare. Cosa che devo far vedere secondo il contratto con lo sponsor. Questa è fatta, ok. Passo numero 2, vai a acquistare il pacchetto che più ti interessa. Io sono stato fornito di un tot crediti e dico: vabbè, io mi metto lì a spendere nel pacchetto telecamere, perché non ho bisogno di altro ora come ora. Magari mi esce qualcosa lì, uno scanner o quello che è. E invece zio Peo si è beccato una carissima GoPro. Una
GoPro che non appena appunto tu vinci il pacchetto puoi decidere se rivenderlo immediatamente lì e quindi ti entra dell'altro cash che puoi reinvestire lì dentro e quindi è un po' un giro finché non ti esce qualcosa che ti interessa, oppure puoi chiedere che venga immediatamente spedito come ho fatto io, perché ora magicamente qui verrà spedito e arriverà appunto la mia magica GoPro e Peo, ma sei un mago, ma come hai fatto? Stiamo forse parlando della magia dell'editing qui? Quindi adesso noi andiamo a spacchettare questo pacchetto misterioso. Ecco come potrei chiamare il video. Quello sì che è un titolo subdolo e clickbait. Pacchetto misterioso da 600 euro. È un clickbait subdolo ma intelligente. Che direte? Peo, zio Peo, ma ci hai fregato. Non è nessun pacchetto misterioso. Lo sapevi cosa c'era dentro? Questo è il mio canale, regole mie. Zio Peo comanda. Se non ti sta bene, fatti un canale e dai i titoli che ti pare. Ma qua andiamo ad aprire il pacchetto magico, bambini. Voilà! E questo per dimostrare insieme allo sponsor appunto che voi stessi potete vincere tranquillamente un qualcosa di utile o di meno utile, non lo so che passioni voi abbiate nella vostra vita. Magari vorreste comprare un gioco erotico, beh questo allora non è il sito giusto. Ehi Drakemall, perché non avete il pacchetto erotico? Vogliamo risolvere questa cosa in cui escono cose simpatiche tipo giochetti da fare in coppia o anche da solo, non per forza sai, siamo tanti uomini o donne sole là fuori e magari un pacchetto erotico potrebbe fare al caso nostro. Chissà che premi potrebbero metterci. Drakemall, so che mi stai ascoltando, un pacchetto erotico. Penso quindi che il video possa essere così concluso in modo estremamente semplice senza dilungarci troppo, quindi ringrazio Drakemall per supportare questo canale, ringrazio voi se ci siete ancora perché so che è un periodo strano per Zio Peo in cui c'è, non si sa che sta combinando Zio Peo, questo non lo possiamo sapere, non lo potete sapere, non lo posso ancora dire, ma sto ancora lavorando a lavoro gigante di cui vi parlavo ed è per questo motivo che escono video molto di rado, tra cui questo, che hashtag sponsored. Che belli video pagati, che belli! Finalmente mi potrò comprare quel completino da coniglietto sexy, questo non vi deve riguardare. Lascerò quindi il link in descrizione di Drakemall qui sotto, se siete incuriositi e volete andare a vedere. Supportate lo sponsor che supporta me, è il modo più diretto e utile per supportare questo canale, se non acquistare una maglietta sempre nel link in descrizione, che però lascia un po' il tempo che trova. Potete anche supportarmi dandomi una pacca sulla schiena quando mi vedete e dite Peo, ti voglio bene, e già quello è sufficiente per me. Questo è quanto per questo video. Chiudiamo il video con non lo so con cosa. Queste sono le Red Bull che io consumo pur di continuare a lavorare fino alle 3 di notte. Yay! Zio Peo, ti stai drogando di Red Bull? Sei cambiato da quando sei tornato dalla Grecia? Non sono mai stato in Grecia, Cristo! Zio Peo, non colpisci più con le bottiglie come una volta perché i soldi ti hanno dato la testa. Non c'ho un soldo io. Zio Peo, fai troppo lo stupido davanti alla telecamera, non sei più lo stesso, non è più come quando facevi tutorial dei disegni ed eri una persona seria e ti piaceva giocare con i Lego e con i mini pony e con il Pongo. Perché zio Peo? Basta, questo era Electric. Boom! こんにちは、怖い、こんにちは、ありがとう、こんにちは、怖い、こんにちは、ありがとう、こんにちは、怖い、こんにちは、こんにちは、こんにちは、怖い、こんにちは、ありがとう、こんにちは、こんにちは、こんにちは、怖い、こんにちは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 、こんにち